Buongiorno a tutti, sono Pierluigi Cerin, mi occupo di videomaking da diversi anni, parliamo insomma nell'ordine dei 7-8 anni, quando intorno al 2011-2012 c'è stato proprio il boom con gli youtuber, ok? Coloro che iniziavano a proporre a video le loro idee. All'inizio le visualizzazioni erano tante perché si parlava appunto di 50-60 mila, insomma si riuscivano a fare i numeri. Oggi è molto più difficile perché chiaramente la concorrenza è molto più alta. Ho pensato di fare questo video perché ho detto fondamentalmente il mio know-how può essere interessante per tutti coloro che possono vedere un attimino quello che si può fare con macchine di un certo livello, con macchine anche più new entry, più economiche, ma soprattutto la conoscenza che ci deve essere dietro per evitare di fare determinati errori. Allora, le macchine in prova sono la Canon 600D, che è una macchina fotografica del 2012 all'incirca, basta che guardate su Google, e la Canon C100 più o meno dello stesso anno, però chiaramente taglio professionale, e poi il telefono 2015, ovvero l'iPhone 6 Plus. Bene, diciamo che questa prova è stata fatta, come vedete, su Canon 600D, questa prima parte della prova, dove io ho potuto provare a giocare senza muovere mai il diaframma, ovvero rimane sempre fisso a F5, come vedete, perché c'è la possibilità o di giocare con i chiaroscuri dati dal diaframma oppure dai tempi di scatto. Qual è la differenza? Allora, quando noi abbiamo impostato un diaframma F5 per quel tipo di obiettivo che è montato, siamo in una corsa intermedia. Ciò significa che io ho un campo lungo per potermi muovere, non ho bisogno di mettere ulteriormente a fuoco quando il personaggio si sta muovendo. Vedete come l'omino, cioè io stesso mi muovo in una focale molto lunga, ok, perfetto. Mentre con i tempi di scatto gestisco che cosa? Gestisco il chiaroscuro, cioè la troppa luce eventuale che mi sta entrando, ok? Che non è la luce dettata solo dagli ISO, ma è una luce soprattutto gestita perché già all'esterno ne abbiamo tanta, non siamo in ombra, ma siamo in pieno giorno, come vedete dall'esempio, e allo stesso tempo ho bisogno, proprio ho l'esigenza di calare questa luce, perché la troppa luce mi porterebbe a un'immagine bruciata, come già ad esempio questo che vedete in estrema a sinistra. Abbiamo un ISO 3200, voi sapete che la 600D arriva a massimo ISO 6400 ed effettivamente 6400 è già bruciata, ma se vedete bene già la 3200 è bruciata. Ecco, per quanto riguarda la C100 noterete che comunque in qualunque situazione si sta comportando bene, cioè mantiene una certa linearità di immagine, non è mai grossolana, non è mai che ti vuole promettere chissà che cosa Mari e Monti, ma mantiene il dettaglio e soprattutto riesce a gestire alte luci, basse luci, è famosa per questo, e riusciamo a muoverci velocissimamente. Ecco, ho notato una macchina professionale mi offre quello, mi offre la immediata gestione manuale dei tempi di scatto, che sarebbe lo shutter, del diaframma, degli ISO, cosa che magari invece con una macchinina piccola, ecco, faccio fatica. Ad esempio con la 600D per muovere il diaframma io devo premere un tastino e poi muovere la rotellina che mi serve in questo caso, se non premo l'altro tastino, per muovere i tempi di scatto. Infatti in questa prova di 600D è interessante perché siamo arrivati al massimo, che sarebbe un 4000 tempo di scatto, per cui parliamo di millisecondi, cioè veramente è un tempo di scatto assolutamente particolarissimo, ok? Però non mi dà assolutamente problemi nel movimento, e questo è molto importante. Tenete presente che se vogliamo avere invece l'immagine cinematografica bisogna lavorare come con la Canon C100, perché ha un tempo fisso di scatto 1.50. Voi sapete che c'è tutta una teoria da rispettare per
non avere problemi, che i tempi di scatto effettivamente sarebbero esattamente al doppio, cioè se uso ISO 400 dovrei usare un 200 di tempo di scatto. In questo caso abbiamo questo soft focus nella 600D che è massiccio, devo dire molto massiccio. Ok, per cui questa sarebbe un po' la proporzione. Poi comunque si può veramente giocherellare come si vuole. In questo caso il Canon 600D, vedete che c'è un soft focus, è una cosa in automatico che tu muovi e dici boh, voglio un po' di fuoco. Sì, però quel po' di fuoco, cioè, mi ha lasciato al dettaglio perfetto quando mi sono davvero avvicinato a neanche 50 cm dalla macchina. Ok, e in questo caso torniamo alla normalità con un obiettivo secondo me bellissimo, si chiama Palm Cake o qualcosa del genere, ed è il 40 mm, ha un f2.8, per cui è anche abbastanza luminoso, serve molto per fare i macro, per fare i dettagli particolari magari della natura, cose del genere. In questo caso abbiamo un ISO 400, f5 sempre, abbiamo il tempo 1.600 in Canon 600D. E poi sulla Canon C100 abbiamo addirittura il 50 mm, che di solito serve nei videoclip come obiettivo per fare i primi piani. Infatti se notate il 50 mm proprio ti regala un'emotività particolare quando riesce a trasmetterti il particolare, ad esempio nei videoclip quando facciamo il labiale usiamo solitamente il 50 mm. Con un f1.8 è molto molto luminoso, perciò va bene anche in ambienti chiusi, in studio fotografico, non bisogna diventare mai matti con le luci per gestire una luminosità di un tipo di obiettivo così. Consideriamo che anche il 40 mm comunque un 2.8 è comunque un obiettivo luminoso. Qui vediamo che già la macchina soffre, la Canon 600D con quella alta risoluzione di ISO assolutamente non va. Nella Canon C100 abbiamo l'obiettivo, pensate, 18-55, che è quello che danno quando acquistate o quando si è acquistata a suo tempo la Canon 600D. Ti danno di serie l'FS 3.5 5.6 IS2, che è tra l'altro uno zoom che insomma anche oggi costa sempre un centino di euro, in negozio usato si trova, e sinceramente è un bel obiettivo. Se poi puntate con un bel F16, io devo dire che con una macchina come la C100 mi sta donando veramente una bella immagine. Ho due stop filtro di ND, sono dei filtri che ci servono proprio per far scendere gli stop della macchina in maniera tale che noi non abbiamo la luce che brucia l'immagine, bensì possiamo giocare con il filtro e poi riguadagnare con il tempo di scatto piuttosto che il diaframma o piuttosto che l'ISO stesso. Ok, qui abbiamo 4 stop di filtro ND, per cosa? Perché il tempo di scatto l'ho tenuto 1.50, perciò è luminoso comunque, e poi 9.5, devo dire che è un diaframma molto piccolo, ok, perciò vuol dire che sì, abbiamo ottenuto una bella nitidezza e la macchina sta viaggiando, diciamo, a una velocità sua di gestione molto molto tranquilla, ISO 2005. All'aperto comunque una C100 non soffre mai, però se vedete cosa è successo, qui abbiamo voluto utilizzare un filtro che è un filtro ND montato proprio sull'obiettivo, e la cosa è un po' cambiata. Perché? Perché bisogna stare attenti anche al tipo di filtri che si usano, cioè se io uso il filtro interno e uso anche un filtro esterno, è chiaro che un po' la colorazione va cambiata, va ben tarata il bilanciamento del bianco. Qui infatti il bilanciamento del bianco è stato fatto in post produzione, perché quando io monto un filtro ND esterno sicuramente l'automatico bilanciamento del bianco sballa. Qui infatti si va proprio in estremi, si va molto con il Final Cut, sono stato molto severo con il bilanciamento del bianco, ho dovuto proprio farmelo manuale e ritrovare la giusta colorometria, qualcosa del genere. Allora, in questo caso abbiamo i due stop di filtro ND, il filtro sull'obiettivo, abbiamo un F4, cosa vuol dire? Luce, c'è parecchia luce.
ok, c'è parecchia luce, il ProRes infatti sta una meraviglia. La vedete la differenza? È microscopica, eh? Però se uno deve fare poi post produzione, io giro spesso con il Ninja 2, mi trovo molto bene, si può utilizzare il Ninja 2 anche proprio con, perché no, la 600D, cosa che non ho usato in questo test, ho sempre tenuto collegata alla C100 per non star lì a muovere troppi cavi. Però credetemi, per trovare la giusta taratura anche per quanto riguarda l'utilizzo della 600D, che ha un monitor davvero piccolo, ho usato un monitor molto carino. Ecco qui, ho fatto uno slow motion dal programma che utilizzo per il montaggio, ovvero Final Cut Pro X. Bene, in questo caso abbiamo ISO 320, poi c'è una luce normale, proprio come esce di fabbrica, diciamo, la C100, cioè il primo step che ti offre, con un f3.5, perciò molto luminoso. Ho due stop di filtro ND più filtro sull'obiettivo, perciò puntiamo su un 4 stop di filtro ND. ProRes 422 Ninja 2 si comporta molto bene. A me piace molto, mi piace molto ProRes, anche perché uno dice: ma hai comunque dei file abbastanza pesanti. Sì, ma li dai poi a macinare a un computer con il tuo SD collegato, credetemi, è molto veloce, perché Final Cut lavora con il suo formato nativo ProRes. Per chi lavora con Final Cut, ProRes è consigliato, e anzi proprio ho visto è più veloce dell'utilizzo in AVC-HD, che è il classico formato delle macchine Canon e non solo. E qui abbiamo un F16, vuol dire che se l'avessimo provato senza alzare tanto l'ISO avremmo avuto un'immagine molto buia. 1250 F16, il tempo di scatto non cambia, mi piace molto come diciamo esposizione, perché di questo si tratta un po', questo test tratta tutto sull'esposizione. E qui invece vedete una vignettatura che, ahimè, è data da cosa? Dall'anamorfico lens di Vid Atlantic di Los Angeles, che hanno raccomandato da F5 circa c'è una vignettatura, ed effettivamente io sono a F11, vedete che sono a F11, da F5 in poi c'è una vignettatura. Infatti dopo questo test, che serve proprio quello per migliorare anche le nostre performance quando siamo al lavoro, allora prima di far figuraccio, magari far perdere tempo all'artista durante un videoclip, faccio questi test appositamente per migliorarmi e capire quali attrezzature ho e come posso utilizzare i miei tools, i miei strumenti di lavoro al meglio quando sono in loco. E perciò questa prova effettivamente mi ha portato a smontare intanto la lente anamorfica di Vid Atlantic, e la utilizzerò esclusivamente quando ho molta luce, quando devo fare magari dei piani, primi piani con soggetti che si muovono lentamente, soprattutto ho degli sfocati dietro con delle luci che fanno proprio questo effetto anamorfico, no? Che crea questa luce orizzontale che piace molto, di colore blu in questo caso specifico. Uno dice: ma le puoi fare anche in post produzione su Final Cut? Sì, ci sono molti plugin che propongono anche quel tipo di effettistica, però io preferisco non usare solo quello, ma anche poterla proprio creare, perché l'anamorfico comunque è molto fashion, è un obiettivo molto fashion. Qui appunto vedete che rimane questa vignettatura. Perché? Perché siamo F9.5 e avete notato che molto bello, a me piace moltissimo la C100, effettivamente riesce comunque a mantenere un grande dettaglio e non abbiamo mai problemi di sfocatura. Per cui ricordatelo, quando riprendete, giocate con questo F, con il diaframma, giocate con il diaframma, non mi andate in panico con il diaframma. In questo caso noterete che cosa? Quanta luce! Come mai? Abbiamo un ISO 320 e un F16. Qui c'è qualcosa che è scappato probabilmente, perché il tempo di scatto è sempre 1,50, ma vedo che c'è molta luce. C'è molta luce. Questo è un qualcosa che non mi torna. Probabilmente ho riletto in maniera sbagliata io. Questo potrebbe essere un difetto. Troppa luce, c'è troppa luce. Ah, probabilmente abbiamo tolto i filtri ND, ecco, infatti non c'è scritto filtro ND, abbiamo tolto i filtri ND, ecco che cosa è successo. Abbiamo tolto i filtri ND e abbiamo tutta quella luce, infatti conviene mettere sui filtri ND. Qui addirittura siamo a ISO 2000,
abbiamo F16, vedete, perciò F16 ho scurito tantissimo l'immagine, ho dovuto salire con gli ISO, ISO 2000, e 422 è il Ninja fantastico, il Ninja 2, a me piace moltissimo, sono affezionatissimo a questo Ninja 2. Bene, le nostre prove per la prima parte terminano qui. Per quanto riguarda l'esposizione, ora ho fatto un test del carrellino che ho preso veramente a pochi soldi su Amazon e l'ho messo a terra. Qui è su un treppiede dove ho deciso poi di montarlo appunto sulla grande testa che abbiamo utilizzato per i test di prima dell'esposizione e ho incominciato a girare con questa bellissima testa video per provare a vedere cosa succedeva. Effettivamente io mi sto muovendo sia a destra a sinistra che su e giù con questo carrellino montato sul mio treppiede. Non si vede molto, però ha il suo perché, soprattutto se avessimo un soggetto, cosa che invece viene a mancare in questo momento. Questo mi piace molto, da terra rende moltissimo il carrellino, come vedete non è proprio fermissimo, è un carrellino a terra, ma lo devo tenere anche con le mani, perché insomma, poi tenete presente che questo test è fatto con la C100 ed è una macchina un po' pesantuccia. Quel carrellino lì che ho preso è economico, ma sarebbe anche per una macchina molto, tipo una mirrorless, andrebbe molto bene perché è leggera. Questo è il garage di casa mia. Grazie alla fiancata di casa mia che ci ha permesso nel mio giardino di casa di fare questo test. Come vedete il carrellino è montato su treppiede, in questo caso non sto guardando neanche più l'esposizione, vedete sono assolutamente concentrato solo a farvi vedere come si sta muovendo il carrellino, l'effetto che mi dà di move sopra il treppiede e la testa mobile. Devo dire che sì, la luce è molto forte in questo momento, avrei utilizzato un filtro LED sicuramente. Ecco, qui abbiamo la luce addosso, vado in una zona d'ombra, perciò l'esposimetro ovviamente lì si sta muovendo. Abbiamo un carrello rialzato a 2,5 metri, cioè scusate, il treppiede rialzato di 2,5 metri. Il carrellino è montato su questo treppiede, per cui l'ho alzato moltissimo e io arrivo appena a prendere la macchina. No, beh, detto così sembra che sono 1,50, no, abbiamo 1,85 ci sono, per cui insomma voglio dire, cioè, avevo il braccio lungo, ecco, avevo allungato il braccio per fare una cosa fatta bene. Questi riflessi sono bellissimi. Perché ho voluto mettere, ormai siamo giunti al termine di questo test, ho messo l'iPhone 6 Plus perché ritengo che con il software adatto, il Filmic Pro, è davvero tanta roba ed è il 6 Plus. Io credo che sia l'unico che può concorrere, essendo uscito nel 2015, con appunto macchine di produzione 2012 come sono la C100 Mark I e la 600D, appunto, come entry level la 600D e come macchina professionale, che costava un botto, la C100, cosa che invece mi sono potuto permettere l'anno scorso perché l'ho trovata, penso di seconda mano, penso perché è assolutamente consumata, ho trovato un sacco di ore di funzionamento, ma in ottimo stato. Non voglio poi trattenervi ulteriormente, vi ringrazio e alla prossima, grazie.